cameriere uscente al quale contiamo di affidare la delega al bilancio, partecipate, eccetera, eccetera. Sì, un bel po' di deleghe non guastano. Anna Galleni, avvocato. In primis la delega sociale, Casa Popolare, chi più ne ha più ne metta. Andrea Raggi, ingegnere attività produttive, eccetera. Nonché avvocato Alessandro Trivelli per il marmo, e gli accoppieremo qualcos'altro, dai. Pensiamo. Ok, la parola ai candidati assessori. Allora, intanto buonasera e grazie di essere venuti qua con noi. Come ha detto Francesco, avrò le deleghe al bilancio e alle società partecipate, che sono argomenti di cui mi sono occupato in questi anni di consigliatura che ho condiviso con Francesco e con Federico. Parliamo di bilancio del Comune, dobbiamo partire dal debito che qualcuno prima di me ha detto, che ammonta a 180 milioni di euro e che, come sapete, ha fatto salire il Comune di Carrara nella hit parade dei comuni più indebitati d'Italia. I motivi li conosciamo: la costruzione della Strada dei Marmi, questa grande infrastruttura che sì, ha avuto il merito di togliere un problema evidente, un disagio, un disastro per la popolazione, che era il traffico pesante per le strade, ma che ha lasciato in eredità a noi e probabilmente anche alla prossima generazione un indebitamento molto consistente, su cui dobbiamo agire chiaramente per ridurlo, grazie alle entrate dell'Apideo, ma anche grazie a tutta una serie di interventi che vogliamo fare, sia sulle entrate e non solo sul settore del marmo, ma cercando di sfruttare al meglio quello che è il patrimonio immobiliare del Comune di Carrara e agendo, vi ringrazio, sul lato delle spese. Agendo sul lato delle spese significa intervenire settore per settore, grazie ai nostri e miei colleghi assessori, per capire là dove ci sono sprechi che devono essere assolutamente eliminati, là dove c'è la possibilità di costruire una maggiore efficienza, quindi arrivare a erogare alla popolazione servizi migliori agli stessi costi o, perché no, a costi inferiori con soluzioni innovative. Abbiamo bisogno di fare investimenti e per questo potenzieremo il settore del Comune che si occupa del reperimento di fondi comunitari, di modo che parte delle risorse che ci servono per fare investimenti sul territorio possano essere reperite attingendo da fondi che la Comunità Europea ci mette a disposizione. La partecipazione è un altro tema fondamentale del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo introdurre un percorso di bilancio partecipato per spiegare ai cittadini come è strutturato il bilancio del Comune, quali sono le principali voci di entrata. Si parla sempre delle voci leggendarie, delle entrate del marmo. Vogliamo spiegare a tutta la popolazione quanto entra dal marmo, ma anche quanto il marmo costa. Abbiamo parlato prima dei mutui della Strada dei Marmi, che come sapete hanno un ammortamento come il mutuo di casa. Abbiamo il settore marmo che deve essere, con dei dipendenti che devono essere pagati. La Strada dei Marmi costa anche in termini di manutenzione. Vogliamo poi confrontarci sulla popolazione, soprattutto sulla scelta degli investimenti, discutere su quali sono effettivamente le priorità per il territorio. Noi veniamo da una consigliatura in cui l'amministrazione comunale, per fare un esempio, voleva portare in consiglio comunale il nuovo piano regolatore del porto, che prevedeva un ampliamento scellerato oltre la foce del Carione, contrario a quelli che erano stati dettati anche del Ministero dell'Ambiente del 2002, che volevano portare in consiglio praticamente nel giro di una settimana, fatto un incontro pubblico, discussione in consiglio comunale. Per fortuna siamo riusciti a bloccarli, ma non è questo il senso di quello che volevo spiegare. Volevo spiegare che la linea del Movimento 5 Stelle è quella di prendere chiaramente quanto più possibile spunti dei cittadini, ma non solo. In questi mesi di campagna elettorale abbiamo capito come in questi anni l'amministrazione si sia dimenticata di confrontarsi non solo con i cittadini, ma anche con le associazioni, con i sindacati, con gli ordini, tutte forze che sono attive nel territorio e che possono dare un contributo.
e da questo noi abbiamo l'obbligo di ascoltarli, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, però mai senza l'arroganza tipica di alcuni personaggi che hanno gravitato in comune per anni, come qualcuno ha ricordato, di sapere tutto noi. Noi pensiamo di essere bravi, sì certo, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti. Questa città riparte se tutti insieme ci mettiamo a un tavolino e cominciamo a lavorare sul merito. E il concetto di merito ci riporta a quella che è stata la gestione delle nostre società partecipate, delle nostre aziende pubbliche. Pensiamo ad Amia, ad Acquafarma, al CERMEC e all'RR che è fallita ancora prima di entrare in funzione. Si parla tanto, si critica spesso il modello pubblico senza renderci conto che è la partitocrazia che l'ha rovinata. Le aziende pubbliche sono aziende che funzionano, funzionano bene se vengono gestite da persone capaci. Se le sviliamo attraverso logiche clientelari o logiche elettorali, come ha fatto il PD e il PSI finora, ci ritroviamo con i buchi di bilancio di Acquafarma, ci ritroviamo con i fallimenti del CERMEC. È questo che noi vogliamo per questo noi vogliamo affidare la gestione delle nostre aziende pubbliche a persone competenti, a professionisti che veramente possano portare valore aggiunto e vogliano loro stessi mettersi in discussione, non importa quali siano le loro simpatie politiche. La rivoluzione è dare spazio al merito, così ricostruiremo Carrara. Grazie. Buonasera, io sono Anna Galleni, grazie per essere qui. Penso che sia la prima volta nella mia vita che mi trovo su un palco, credo di essere riuscita a eludere anche Saggi da bambina, per cui abbiate pazienza se farò qualche papera o mi emozionerò, insomma. No, il tribunale è meglio. Allora, ho scelto appunto l'assessorato alle politiche sociali. Prima c'era una signora che si è presentata e mi ha detto auguri perché questo è l'assessorato del pianto e del dolore. In realtà questo è condivisibile, a parte proprio che non è che sia una cosa che mi abbia proprio caricata tantissimo, però devo dire che in effetti Carrara è un pianto e un dolore da tanti anni a questa parte. E come sapete io sono esterna al Movimento 5 Stelle e avrei comunque votato a queste amministrative il Movimento 5 Stelle perché mi sembra la forza politica in grado di scardinare determinate dinamiche che hanno portato una città che ha delle potenzialità enormi, che è la nostra città, a essere veramente una voragine buia in cui nessun tipo di potenzialità sono state espresse, anzi sono state represse quasi scientificamente. Se ci fosse una mente in grado di, io penso che sia stata proprio incompetenza. E ho deciso poi in un secondo momento di fare questa scelta proprio come una chiamata, perché avendo conosciuto questi altri ragazzi mi sono resa conto che c'è anche tanta preparazione, sono delle persone molto in gamba, molto intelligenti, con tanta voglia di fare, con tanto coraggio, con un pizzico di follia. Dice vabbè, allora se c'è un po' di follia vado anch'io. Sicuramente la città è stata ridotta a una città fantasma, a volte sembra di camminare in una città, specialmente il centro storico, che è stata quasi bombardata. Se passate per il centro storico, che è meraviglioso perché non fu bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui da un punto di vista architettonico è bellissimo rispetto ad altre città contigue, a noi sembra di passeggiare veramente in una città col coprifuoco. Ricordo anche Marina durante l'ultima alluvione, è stata una delle immagini terribili che avevamo già visto a Carrara nelle precedenti alluvioni anche noi, per cui siamo un unico corpo che ha i piedi in mare e la testa ai monti, e questo dobbiamo renderci conto che siamo tutt'uno, per cui Avenza compresa siamo un unico corpo e ci dobbiamo volere bene su questo.
Detto questo, siccome siamo stati bombardati da un punto di vista culturale, non ci sono state più possibilità di fare cinema, di fare teatro, centri di aggregazione, nulla di nulla, un buco nero, e siccome è cresciuta esponenzialmente, in maniera esponenziale la disoccupazione e la povertà in questa città, il sociale è stato completamente, è diventato la cartina di tornasole del malessere della città, una città che oltre ad avere la disoccupazione, tra le disoccupazioni della provincia più alta del nord Italia, ha anche un debito che è il terzo comune d'Italia, per cui è enorme. Se si pensa che da un punto di vista di vocazione turistica saremo perfetti, perché appunto abbiamo tutto quello che si può volere, e abbiamo in più il marmo, che è una risorsa in più, ed è inconcepibile che siamo stati ridotti in questo modo. Per quanto riguarda le criticità, ci sono e sono tante, anche perché appunto, essendosi impoverito il ceto medio, questo si riverbera sulla famiglia, perché l'incuria in cui è stata abbandonata la città, la mancanza di posti di aggregazione, la possibilità di far cultura, non ha giovato alla civiltà della città stessa. E pertanto si è aperta appunto questa grande piaga, e occorre ricominciare a ricostruire con la macchina comunale, che deve essere valorizzata, e si deve ricominciare ad avere un rapporto nuovo con la macchina stessa, perché all'interno della macchina ci sono delle persone che sono in gamba, che sono in grado di lavorare, se messe nelle condizioni di lavorare. Perché da troppo tempo ormai c'è un rapporto tra la cittadinanza e la macchina comunale che è un rapporto di sudditanza. Attenzione, perché le regole sono lo strumento della solidarietà. Questo lo diceva già un ex sindaca che è stata molto amata dalla città, che è la sindaca Fazzi Contigli, che è venuta anche lei a mancare. E lei diceva appunto che le regole sono lo strumento della solidarietà, e senza regole non c'è la solidarietà, ci sono soltanto privilegiati e non privilegiati. E questo con questo bisogna dare un taglio netto sicuramente, perché bisogna improntare la nostra azione a principi di legalità e di trasparenza, questo sicuramente. Un'altra cosa molto bella di questa esperienza che sto facendo, non avrei mai pensato di fare tra le altre cose nella mia vita, è il fatto che girando abbiamo avuto contatti con quello che è il terzo settore, cioè l'associazione, visto, lo sapevo che sarebbe successo, le associazioni che in tutti questi anni in cui siamo stati messi dentro un fango metaforico, hanno continuato come proprio dei veri e propri resistenti a fare cultura, a fare piccole rappresentazioni, a fare volontariato, nel senso proprio, abbiamo parlato con un'associazione che si occupa di portare il cibo due volte al mese a delle persone che non hanno cibo, perché siamo anche a questi punti in questa città, e sono una bellissima e piacevolissima esperienza con queste persone che hanno veramente a cuore quello che dovrebbe essere poi lo spirito della più alta politica, cioè quello che è veramente il fulcro della politica, cioè avere come obiettivo principale il bene comune, il bene della comunità. Se c'è questo, questa è la funzione più alta della politica, non i personalismi, non il fare qualcosa per un altro fine. Per cui se questo è il fine, sapete cosa fare quanto alle vostre scelte di voto alle amministrative che adesso arriveranno. Mi scuso se sono stata un po' magari. Grazie. Buonasera, io sono Alessandro Trivelli. Innanzitutto ringrazio Anna per le belle parole che ha detto, e anche perché forse ha sforato i 5 minuti che ci avevano concesso, per cui cercherò di essere più breve. Io sono avvocato anch'io, sono anche mediatore presso l'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa, e anch'io sono un membro esterno al movimento. Però già nel 2012, quando ci sono state le ultime elezioni amministrative, avevo deciso e ho votato per il Movimento 5 Stelle.
Avevo già visto che c'erano delle persone in gamba che avevano veramente voglia di fare del bene per Carrara, e poi di Zubani ne avevo già le tasche piene, ecco, diciamo che insomma. E diciamo che poi per motivi di lavoro già alcuni attivisti del movimento li conoscevo anche già da lungo tempo, poi per motivi anche di lavoro, vertenze con il comune, ho avuto anche occasione di conoscere in primis Matteo Martinelli come consigliere comunale, Francesco già insomma abbiamo una conoscenza ancora più datata nel tempo, anche se ci eravamo un po' persi di vista. E ancora una volta ho notato veramente la serietà di queste persone, di questi ragazzi, dei consiglieri che hanno fatto veramente un'opposizione bella, non solo un'opposizione, hanno fatto anche delle proposte, purtroppo non sono state ascoltate, ma comunque l'importante era anche dare questa impronta, cioè bisogna proporre, non bisogna solo dire di no alle cose, e questo è stato fatto. E poi ultimamente ho notato, ho conosciuto anche quasi tutto il resto della squadra, dei candidati consiglieri comunali, ma non solo. E quello che mi ha impressionato, ho conosciuto Giacomo, Gianarelli, quello che mi ha impressionato è stato veramente una partecipazione, una comunità, una unità di persone che hanno voglia di fare, delle facce pulite, che sono oneste, questo lo sappiamo, che veramente vogliono il bene per la città e che comunque sono dentro la città, parlano con i cittadini, si confrontano con loro, troviamo le loro postazioni, i loro banchetti in tutte le zone della città, ma già da lungo tempo, non solamente adesso in campagna elettorale. Quindi è veramente una spinta la loro, una voglia di andare avanti, di andare oltre quello che è stato, veramente una liberazione dovrebbe essere se finalmente Carrara cambierà amministrazione con il Movimento 5 Stelle. Detto questo, per quanto mi riguarda, diciamo, mi è stato dato l'onore ma anche l'onere, diciamo, l'assessorato al marmo è una bella mazzata, ecco, sinceramente. Però e devo ringraziare di questo non solo diciamo loro che hanno avuto fiducia in me, però devo anche ringraziare tra virgolette le amministrazioni precedenti, perché appunto vediamo oggi come oggi la cittadinanza vede il mondo del marmo come non so, come il demonio, come una cosa solamente negativa. Abbiamo visto appunto le spese per la strada dei marmi, i debiti del comune, abbiamo visto i problemi di carattere idrogeologico, ambientale, tutta una serie di situazioni. Questo benedetto regolamento degli agrimarmiferi, io non voglio adesso annoiarvi col regolamento degli agrimarmiferi, non è credo il momento di farlo, però volevo solamente ricordare una cosa: c'era una legge del 1927 che in un articolo dava il potere ai comuni di Carrara e di Massa di legiferare in merito alle cave. 94, primo regolamento degli agrimarmiferi, cioè questo ha fatto il comune dal 27 fino al 94. Grazie anche alla ricordata Anna, alla Emilia Fazzi Contigli, che sicuramente è stata un po' la mosca bianca nel mondo di chi ci ha amministrato fino ad oggi. Successivamente sono stati fatti poi vari cambiamenti, varie modifiche fino al 2005 di questo regolamento, molto probabilmente peggiorativi e non migliorativi. E quindi adesso tocca a noi, perché spero di non essere da solo, chiaramente spero di essere aiutato. Francesco ha una grandissima esperienza con questi 5 anni, ma anche in precedenza con le altre battaglie che aveva combattuto. E noi, se andremo su, ci proveremo, lo faremo. I principi sono quelli fondamentali, sono quelli il rispetto dell'occupazione, cioè il mantenimento dell'occupazione, la sicurezza per i lavoratori, il rispetto della normativa ambientale, della normativa paesaggistica. Aiutiamo Carrara a ricrescere anche ricreando una filiera, quindi facciamo in modo che comunque il rilancio di Carrara non sia solo a parole ma anche nei fatti, concreto, che la città finalmente
possa vivere e gioire di questa risorsa che abbiamo. E detto questo, penso che sia meglio concludere qua, anche perché sennò di cose da dire ce ne sarebbero tante altre, ma sono... Non chiuderemo le cave. Non so se... Grazie. Ma non chiuderemo nemmeno l'AMIA, non chiuderemo nemmeno la Nuova Opinione, non chiuderemo il porto, cioè ci stanno accusando di chiudere tutto. Peccato che finora chi ha chiuso sono stati quelli del PD. Buonasera a tutti, io sono Andrea Raggi, sono un po' timido, quindi mi perdonerete, non ci crede mai nessuno. Allora, sono un attivista storico del movimento e purtroppo un giorno, invece di andare al cinema, sono andato a cena, ho incontrato Giannarelli, Martinelli e Palma, e pure Papalini, che era nascosto da quelle parti, in fondo. E da allora, ormai parliamo di 2009-2010, non ricordo, purtroppo non sono più riuscito a liberarmi, non mi sono più disintossicato. Alla fine, se saremo chiamati da voi a amministrare questa città, Francesco ha intenzione di affidarmi le deleghe alle attività produttive, ai lavori pubblici e all'economia del mare e all'innovazione tecnologica. Ci sarebbe un po' da parlare perché gli argomenti sono tanti. Mi limito a parlare in generale di quella che è la nostra visione di questa città, che a oggi vive di un'economia che si può definire un'economia mineraria, come quella che può essere l'economia di un paese come la Nigeria, che estrae il petrolio, ma i cui benefici non ricadono sulla popolazione locale, ma finiscono solo a una ristretta cerchia della popolazione, che diventa molto ricca, mentre il resto della popolazione purtroppo non può godere dei benefici. Questo ha portato la città ad avere dei dati di disoccupazione che sono drammatici. Qui abbiamo i dati di disoccupazione più gravi di tutto il nord Italia. Abbiamo disoccupazione oltre il 16% e la disoccupazione giovanile che è ancora più alta. Quindi come possiamo fare a risolvere questi problemi? Non abbiamo la bacchetta magica, risolvere questi problemi richiederà molti anni, però almeno bisogna avere una visione, bisogna sapere dove si vuole andare. Noi questo lo sappiamo, ce l'abbiamo molto chiaro. Noi vogliamo che il marmo sia solo una delle gambe su cui deve camminare questa città, le altre sono la cultura, il turismo e la riconversione dell'economia, che passa attraverso moltissime potenzialità che ha questa città, anche solo il suo porto, che ha una ragione di esistere, che chiaramente noi vogliamo sviluppare e non chiudere, come qualcuno ovviamente cerca di mettere in giro questa voce falsa. Noi vogliamo svilupparlo, ma vogliamo che sia sviluppato in modo sensato. Pensiamo che sia insensato lo sviluppo che hanno portato avanti finora i governi e le amministrazioni precedenti, sia comunali sia regionali, dove noi volevano fare un porto turistico che si incrociava completamente col traffico pesante, mettendo il traffico pesante davanti alla zona commerciale di Marina, e fare il porto turistico a Lavello, in una zona ad altissimo rischio idrogeologico. Questo è assolutamente inaccettabile, quindi fortunatamente dopo tanti anni di battaglie si sono tutti allineati sulla posizione nostra, che il porto non si deve sviluppare oltre la foce del Carione. Quindi oltre la foce del Carione noi non dobbiamo più costruire altri porti. Chiaramente questo lo può dire anche a voce il PD, ma fino ad oggi il PD in Consiglio Comunale, anche l'anno scorso, ha votato tutti con la manina alzata per l'approvazione del piano regolatore portuale, che prevede la realizzazione del porto turistico tra il Lavello e il Carione. Quindi a oggi da parte del PD e del PSI sono tutte chiacchiere. Poi siamo contenti che pubblicamente si impegnino a dire sì, va bene, anche noi non lo faremo. Siamo contenti, però noi possiamo garantire che lo sviluppo del porto sensato è quello dove c'è tutta la parte di Ponente, che è dedicata al turismo, a nuove attività commerciali, ai nuovi locali dove poter mettere tutta la movida che non disturbi le persone che dormono in centro Marina. La parte di Levante invece dedicata alle spedizioni commerciali, incoraggiando le industrie che sono caratteristiche di questo territorio, quindi invitando il nuovo Pignone, aiutandolo a rimanere, non come qualcuno che vuole portare il Pignone a Piombino togliendo anche questi posti di lavoro, perché queste sono
sono cose che si sussurrano nelle stanze, però a voce alta nessuno ha il coraggio di dirlo, perché c'è qualcuno che da Piombino si fa imporre i candidati sindaci e a Piombino vuole dare le nostre industrie migliori. Questo non deve accadere e noi non permetteremo che accada. È ovvio che non dipende solo da noi, perché la Regione Toscana ovviamente è complice e la Regione Toscana non sarà nostra amica, quindi noi sempre non abbiamo una bacchetta magica, ma combatteremo ogni giorno perché questo non succeda. Se necessario, Francesco si legherà davanti ai cancelli del Nuovo Pignone, questo lo posso garantire. Cercheremo di incentivare tutti i giovani ad aprire nuove attività, vogliamo aprire un incubatore per start-up che permetta a tutti i giovani con grandi idee e scarsi capitali di accedere a forme di finanziamento che ci sono oggi in tutta Italia e sfortunatamente non ci sono in Toscana. L'incubatore qui cosa è significato per la politica del PD? Il carrozzone del B Camassa che è chiuso, deserto e non aiuta minimamente le imprese a insediarsi. Quello che vogliamo noi è liberare le aree della ex SIN, della zona industriale, per permettere alle imprese di andarci, ma in sicurezza, non come il PD che da 20 anni ci dice che si faranno le bonifiche e poi si fanno il giorno poi dell'anno mai, perché tanto a loro non gliene frega niente, perché alla fine la maggior parte di queste persone, oltre a non aver mai lavorato un giorno in vita loro, non hanno un grande interesse nell'andare a aprire nuove imprese, perché gli imprenditori poi hanno dubbi, si fanno domande, vogliono comandare, vogliono contare, vogliono mettere in discussione lo status quo. Quindi tutto quello che mette in discussione lo status quo a oggi non è apprezzato da chi ci ha governato fino adesso. Quindi non faccio solo due parole relative alla parte di riconversione della nostra economia, ma non posso non parlare dell'innovazione tecnologica, perché è un dato magari non particolarmente appassionante, ma vi cito solo tre numeri. Negli ultimi 10 anni il Comune di Carrara ha avuto finanziamenti per progetti di innovazione tecnologica di pari a 9 milioni di euro. Il Comune di Massa 16 e il Comune di La Spezia 24. Quindi siamo il comune più scarso della nostra zona e questo non è accettabile. Perfino l'ultimo bando sulla riqualificazione delle periferie, che sono andati a farsi belli, a parte la Nardi per Massa che è stata patetica, sono andati a farsi belli sul giornale che hanno portato dei soldi a Carrara, sono arrivati 125esimi su 130, cioè un risultato imbarazzante. Ecco, questo noi nella nostra umiltà, nel nostro essere nuovi, nel nostro non essere nati imparati, non succederà, questo possiamo garantire che non succederà. Grazie. A te, Francesco. Scusate, viva l'amore. I confronti tra i candidati sindaci hanno degli effetti un po' strani. Cosa dire in conclusione? Quindi l'11 giugno abbiamo un'occasione d'oro, possiamo farcela. È la volta buona, o noi o loro, o meglio, o noi o noi. C'è bisogno di trasparenza, c'è bisogno di legalità, c'è bisogno di meritocrazia. Non dimentichiamoci che le precedenti amministrazioni sono riuscite addirittura a essere sconfitte al TAR, sono riuscite addirittura a collezionare avvisi di garanzia e chi più ne ha più ne metta, sono riuscite ad aprire un teatro e a farlo chiudere nel giro di qualche mese e poi ci accusano di non saper governare, vabbè, direi che è un vantaggio. Quindi l'11 giugno cosa possiamo dire? Coraggio! Possiamo farcela, possiamo finalmente cambiare la storia di questa città. Ovviamente dipende da noi, dipende da tutti noi, dalla nostra capacità di convincere i nostri vicini, i nostri amici, i nostri parenti a dare un taglio a quello che c'è stato finora. Cambiamo, coraggio, l'11 giugno sarà una liberazione. E ora concludiamo la serata con Alberto Benicchi Trio che ci darà il saluto finale. Grazie.
l'edificio complesso dell'ex Montecatini. Speculazioni di questo tipo ci lasciano parcheggi inutilizzati e migliaia di metri cubi di cemento, una città più brutta e meno funzionale. Noi proponiamo azioni per il recupero e la riqualificazione urbana e la realizzazione del piano della mobilità sostenibile. Vogliamo una città più bella, pulita, dinamica. Come on.